Madonna, da quanto non faccio una intro. Benvenuti a tutti, oggi bentornati sul canale, sono Pigati e oggi siamo di nuovo qua su Kingdom Hearts Budo by Sleep, sempre con Edo. Non ce n'è Covid, tranquilli ragazzi, non ce n'è Covid. E quindi possiamo beccarci, possiamo registrare. Perfetto, possiamo... la team song mi ha già rotto i coglioni. Vabbè. Dopo un solo giro. Lo so, allora lì abbiamo preso, oddio, la telecamera, oddio, oddio. Ok, così si faceva questo e... Porca merda. Mi sta già venendo il vomito. Perché? Troppi cambi di direzione. Guarda che non hai idea lì. Ci ho provato. Sì, decisamente. Allora, cosa dovevo fare? Schifo meno dell'ultima volta. Beh, quello assolutamente sì. Vabbè, a parte che tu rastrellavi gente con il gomito. Sì, perché io sono cioè ho scoperto questa bellezza. La perla è guarda che il gomitolo è un'arma terribile. Vabbè. Che poi in tutto questo noi siamo qua a recattare roba come dei topi di appartamento. Forse perché... Però Terra intanto sta facendo i cazzi suoi e tra poco dovrebbe arrivare nel nostro stesso mondo. Raccattiamo le cose come topi, forse perché abbiamo le dimensioni di topi, siamo in compagnia dei topi in uno spazio abitato da topi. Oddio, Top Inception! Top Inception, Nolan, Martina Amoro in style, oh cazzo. E questo... Ah, il gattaccio! Dobbiamo combattere contro un gatto? Nino, Nino, Nino! Ah, non è... non funziona così. Mi fai un favore? Vai su quando finisci con giocare. 3, 2, 1... Su Instagram e votane... Sono la coppia, dove c'è la presa del contest, no? Che non ha fatto il tuo ragazzo. Vabbè, la nostra è la serata, e poi mi sei un fesso. E se la nostra fisica tutta decente, non fa più cagare, la nostra serata è la più schifata. Va bene amore, no problem. Mandami su Instagram il nome della pagina. Ah, aspetta, io non ho controllato se si vedono i sottotitoli, merda. Sì. Si vedono? Una parte sì. Cazzo, allora è troppo alta l'inquadratura, bisogna abbassarlo. Dopo lo abbasso, ragazzi. Oddio. Vabbè, non ha molta vita. Hai una chiave gigante, funziona meglio se la usi. Che sta facendo? Cioè? Scusate ragazzi, ma cosa sta... Io direi che lo devi attaccare. Ma mi attacca? Ok, mi attacca, no, mi stavo iniziando a preoccupare, sapete com'è? Un boss dovrebbe attaccare il giocatore, non tipo guardarlo. È un gatto. Devi evitare che scappi. Ah, non posso rifare... Ah, ok, fa il tuffo... Cosa sta succedendo? Yeehaw! Ah, non era quello. Ah, wow. Ok. Boss. E a questo che serve l'addestramento per la via del Keyblade, a combattere i gatti. A quanto pare ti... Ok, così si vedono. Oh, you're welcome! Sì, ma in tutto questo l'orecchino che cazzo di fine ha fatto? L'orecchino? Sì. Sarei portato via Jack. After all, I suppose it would be frightfully dull and
boring and completely wonderful. Guarda quanto bidimensionale quel castello, porca. A parte che è tipo 7 km e mezzo di torri quel castello. Sì. It's a present from us. Now you have a dress for the ball. Ad ogni modo. No, devo starmene tranquillo. Devo starmene tranquillo. Comunque ci mancano ancora dei forzieri, dovrò prendermeli off camera. Sì, è incredibilmente bidimensionale. Non mi piace questo Keyblade. Sarò vecchio stampo, ma io sono per il classicissimo e sempreverde animofago. No, io rimango per la catena legale e via a comandare. Comunque siamo a 7 minuti, dai, entriamo qua. Teoricamente dovremmo esserci arrivati dopo di terra qua. Teoricamente. Terra dovrebbe essere stato il primo ad arrivare. Noi secondi. Teoricamente acqua è la terza. Acqua ultima. Bella addormentata! Nel vero senso della parola. Naturalmente, appunto. Stop! You get away from her! What? Oh! Un culo a miseria! Sorry. It's just I've never seen anyone so beautiful. Who are you? I'm Ventus. No, le tre carampane. Non mi sono mai piaciute. Oh, you don't see that, dear. I'm certain. Just like our precious Aurora. Can you tell me why she's sleeping? Long ago, Maleficent cursed her. Now she's stolen her heart. Well then, why don't I go get it? Ma sì, perché tanto abbiamo un cazzo da fare. It's impossible, dear. Maleficent's home is at the Forbidden Mountain. It's not safe. I'm not afraid. Puoi sempre trovarla alla Hollow Bastion. I can help. Fidati. Al massimo, spoiler! Al massimo incontri anche gamba di legno. Oh, Rico! Spoiler! Scusate. E tu dovresti seguire quelle tre ciccione. Da, giusto, ho sbagliato. Quelle tre carampane. Quanto pare. Sono una versione fatta male delle cesarine. Ho delle tre grazie, grazie Graziella. Quelle sono le tre disgrazie. Una disgrazia è anche il film dalle quali sono tratte. Si nota che non mi piace come film La bella addormentata nel bosco, visto che è unanimemente considerato come uno dei più grossi flop di casa Disney. Vai. Però ha creato Lil per eccellenza, nel senso che... Oh, guarda, fammi vedere un attimo. Relativamente, se chiedi a un fan della Disney forse ti dirà di no, se chiedi a un fan di Once Upon a Time sicuramente ti dirà di no. Con Malefica? No, beh, il film su Malefica è stato apprezzato, dai. Solo perché c'era Angelina Jolie a far incantare
le spade incantate altrui. Ne mancano due, ok. Ne manca uno, ne manca uno. No, mi sa che devo continuare a oppare, no, niente, devo continuare a oppare qua. Perfetto, ecco la tua prima occasione. Ok. Sì, ragazzi, ovviamente io continuo off camera a oppare livelli perché sennò lo sapete come finisce. Una grain, una big potion. Ok. Ottimo, blizzard al terzo livello. Mi piace, anche un cristallo di sodo che fa sempre comodo. Il ristoro serve a uppare le mosse. Ah, siamo qua. Questo salone mi puzza di boss fight lontano un miglio. Vero? E qui sopra come cazzo ci arrivo? Devo saltare dalle scale. Devi usare il metodo Prince of Persia. Se te lo ricordi. La corsa sulla cosa e poi il salto. Salto su colonna, poi sul muro, poi di nuovo sulla colonna, poi di nuovo sul muro. Ok, vai. Mi stanno palesemente prendendo per il culo. Ok. Se il loro funzionamento è tale e quale a quello degli Earthless, allora sì, i Nescians rossi dovrebbero essere particolarmente vulnerabili alle magie di ghiaccio. Sì, se, sì, ma alla fine i Nescians sono stati... Se funzionano esattamente come gli Earthless, quelli volanti, che sono divisi, se non ricordo male, in quattro colori. Sì. Rosso per il fuoco, giallo per il fulmine, blu per il ghiaccio, verde per le cure. Ok. Questo è il suono dell'ambulanza che ho chiamato io perché è stato in sonno e mi sta già rompendo i coglioni. No, comunque mi serve il glide. È l'unica... il glide lo pigli, mi sa... da Peter Pan. Da Peter Pan. Peter Pan? Sì. Pan! Pain! Peter Pan! Addio. Non fidarti mai di Peter Pan. Oh, bene. E vieni qua, brutto. Brutto bastardo, vieni qua. Se mi vedete un po' arrugginito con il commentary è perché ho passato molto tempo non registrando, quindi ci sta che sia un po' arrugginito. Ma tranquilli che mi ripiglio, eh. A parte che per il momento abbiamo stragiato ogni cosa possibile e immaginabile sul nostro cammino, quindi... Oh! Mappa. Olè. E abbiamo la mappa. Wonderful. Salviamo. Patata. Cioè, in tutto questo non siamo ancora passati di livello, che merda. Console comandi, lista comandi. Ah, Blizzaga arriva fino a livello 4 per il massimo, merda. Allora, posso
caricare i due aerei. E facciamo Aerora. Limite massimo degli SP, tempo di carica comandi. Premi, limite massimo, il numero delle combo, il numero delle combo. Ok. Ok. E per ora andiamo avanti così. Fammi vedere un attimo le abilità. Allora bisogna andare un po' su premi ed altre abilità. Tanto qua togliamo questi cosi. Siamo sicuri che non posso caricare nient'altro? Assolutamente un cazzo. Allora, qua ho questo. Per fare questo devo attivare l'attacco, quello elettrico. Mettiamo questo per il momento. E uppiamo qua. E siamo arrivati a 17 minuti. Quindi porci, terminiamo con l'episodio. Spero che vi sia piaciuto. Like, comment, share, sapete come fare. Abbiamo battuto Lucifer. Abbiamo abbandonato quel mondo del cazzo che era il mondo di Cenerentola. E adesso procederemo verso il tempio di Malefica. Il castello di Malefica. Quel cazzo che è di Malefica. Quindi noi ci rivediamo al prossimo episodio. E statevi bene. Alla prossima. Ciao ciao.